Amici di Cilento TV, siamo in compagnia di Gemma, consigliere regionale dell'Uni Campania, del nostro caro presidente Francesco De Gennaro. Oggi quinto raduno del naturismo qui a Marina di Camerota, sì, presso il Touring Club e anche il Festival Naturista. Esatto, abbiamo unito queste due cose, siamo alla quinta edizione del raduno dell'Uni Campania, che è l'associazione che rappresenta i naturisti della regione Campania, il presidente Francesco De Gennaro. Ci abbiamo unito queste due festività del quinto raduno e del Festival Naturista in una grande kermesse che è partita dal 21 e finirà il 24 di maggio. Ci sono presenti tutti gli esponenti maggiori delle associazioni naturiste italiane, il presidente della FENAIT che ringraziamo personalmente per questa sua presenza, per noi è molto importante perché è un segno di solidarietà che viene da un esponente molto importante del naturismo, e ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato a questa edizione, soprattutto per un evento particolare, il primo evento del trekking naturista che abbiamo avuto in Italia, l'abbiamo fatto qui a Marina di Camerota, quindi si ringraziano le amministrazioni comunali e anche qui il qui presente Raffaele Esposito come presidente della Perla del Cilento, giusto? Grazie Gemma, prego, ti ho istruito bene. Comunque ti vedo sorridente, quindi sì, il Touring è una grande festa. Il Touring si è messo a disposizione, sì, il dottor Moretti è una persona squisitissima del Touring, veramente abbiamo riscontrato una grande energia reciproca nel mettere insieme, voglio dire, dei puzzle che già erano stati precedentemente preparati. Sta andando tutto bene, incrociamo le dita e speriamo di poterci fare anche un bel bagno qui in spiaggia. E questo vuol dire anche essere presenti, e qui voglio concludere perché non voglio portar via spazio agli altri, essere presenti in tutte le occasioni che ci vengono date per promuovere il naturismo italiano in Italia. Noi, vabbè, siamo soprattutto presenti a Milano, da 5 anni siamo alla fiera, da 2 anni c'è anche lo stand della FENAIT e della Federazione Internazionale. Abbiamo avuto l'onore di avere la presenza della Presidente della Federazione Internazionale sia l'anno scorso che quest'anno. Ma essere presenti anche in altri posti, siamo stati a Terra Futura a Firenze, siamo stati per anni al Festival di Legambiente a Rispescia, ma questo e chiudo, cosa significa? Significa che le associazioni italiane devono avere questa capacità, questa forza, essere presenti ovunque sia possibile per promuovere il naturismo in generale, il naturismo nelle strutture, il naturismo sulle spiagge libere, perché ad esempio qui a Marina di Camerota abbiamo una spiaggia ma non abbiamo la struttura, allora che facciamo? Non lo promuoviamo perché? No, a San Vincenzo, che si è autorizzata la spiaggia un po' prima di Marina di Camerota e che mi ricordo che fu anche la delibera di San Vincenzo, fu anche mandata attraverso forse l'Uni Campania come tipologia di cosa, il turismo è aumentato notevolmente, le strutture naturiste lì presenti, il camping Albatros e il camping Sant'Albino, no, non naturiste, hanno aumentato notevolmente la presenza di persone che poi frequentano la spiaggia naturista, non hanno avuto il coraggio, e questo bisogna dirlo, di trasformare la loro struttura da struttura tessile in struttura naturista. Io spero che presto, dove ci sono queste spiagge, dove continueremo a richiedere queste spiagge, come dicevo ieri, noi come associazione, ma penso anche altre associazioni, sto pensando all'Uni Lazio per Santa Severa, noi per Marugia di Campomarino, chiedere le autorizzazioni in maniera che si sviluppi anche su questa base, anche sul fatto che esistono delle spiagge autorizzate, delle spiagge in cui i comuni e dei sindaci lungimiranti hanno capito quanto possa portare anche dal punto di vista economico in quella zona il turismo naturista, poi si trasformino o creino delle strutture naturiste, con tutte le difficoltà che diceva prima il Presidente, ma con le possibilità che ci sono. Grazie. Grazie. Abbiamo qui il vicepresidente della NITA, Francesco Ballardini. Allora Francesco, facci un attimino una panoramica su questi giorni che hai vissuto qui al quinto raduno Festival Naturista. Ma allora, innanzitutto il posto è stupendo. Non mi aspettavo un'organizzazione di questo tipo, per cui si ringraziano sicuramente gli organizzatori, il Touring Club, il sindaco di Marina di Camerota che è stato presente a tutti i nostri dibattiti.
L'unica cosa che ci è mancata forse è un po' più di sole. Però ieri siamo riusciti ad approfittarne in questa bellissima spiaggia che c'è qui al campeggio. Bell'ambiente, belle persone, siamo in tanti, ci stiamo divertendo. Ieri sera c'è stato anche folklore che per noi settentrionali è sempre qualcosa di molto bello. Ci sono state le tamburiate, l'altro giorno un gruppo di jazz molto bravo e molto capace. In ferie, quindi è un mercato professionale, molto professionalizzato, molto motivato, con destinatari assolutamente diversi che ti raggiungono in capo al mondo, però se tu gli offri ciò che ti aspettano, questo possiamo sintetizzare. Presidente dell'ANAB, Stefano Daniele. Stefano, allora facci una panoramica su questi giorni, qualche tua impressione, che cosa ne pensi di questo quinto raduno festival qui a Marina? Questa è un'occasione straordinaria per poter far conoscere al mondo naturista organizzato e per far conoscere il mondo naturista organizzato al resto della società, al resto del mondo che ci circonda, perché bisogna superare quella fase nella quale non si è portati a parlarne all'esterno, ma far capire, far passare il messaggio di cos'è realmente il naturismo, ovvero sia uno stile di vita basato sull'educazione e sul rispetto, basato sull'amore per la natura, per gli animali, per l'ambiente, e che prevede la nudità collettiva come caratteristica principale. Nel momento in cui si passa questo messaggio, ecco che si sviluppa di conseguenza anche questo stile di vita tra le persone. Far passare il messaggio lo si può fare parlandone, e questa è l'occasione delle occasioni, cioè quella più importante, che già ormai si trova alla sua seconda edizione come festival e alla quinta edizione come raduno dell'associazione locale che è l'Uni Campania. Quindi la comunicazione, che ormai è la base della società nella quale viviamo, è lo scopo della nostra presenza qui oggi. Comunicare che il naturismo è uno stile di vita sano, pacifico, educativo, adatto per tutta la famiglia, e che le associazioni naturiste e i naturisti stessi chiedono di poter praticare in un numero di luoghi sempre più numerosi, che siano sia privati che pubblici. Carlo Alberto Castellani, redattore di Vita Naturista, sì, e anche ideatore del Festival Naturista. Allora, Carlo, che cosa ci racconti di questa kermesse naturista che c'è stata qui a Marina? Che è andata oltre più rosea aspettativa, l'accoglienza a dir poco meravigliosa di questo posto dell'amministrazione comunale dell'Uni Campania, che si è fatta in quattro, per dire poco, per far sì che questo evento fosse possibile. Abbiamo messo insieme le nostre esperienze di Uni Campania come raduno naturista del consueto, che quest'anno giunge alla quinta edizione, giusto? Giusto. Io come Festival Naturista, che è un'iniziativa itinerante che va in giro dell'Italia a portare il verbo naturista, cerchiamo di farlo nella maniera migliore. Non sarebbe stata possibile questa iniziativa senza la presenza delle persone che avete appena sentito, Uni Campania, l'amministrazione comunale, a cui va tutta la mia riconoscenza per la loro lungimiranza, la loro sensibilità, che depone, ci lascia la speranza che di un futuro, di uno sviluppo del turismo, del naturismo e del turismo naturista, che senza amministratori non si può fare, e soprattutto senza organizzazioni come l'Uni Campania, che portano avanti indefessamente da tempo, da anni, questa loro iniziativa, che poi si traduce in una spiaggia, si traduce a volte in una legge regionale, si dà un contributo determinante a portare avanti un discorso di sviluppo, di crescita della cultura naturista e quindi anche del turismo naturista, altrimenti impossibile. Grazie di cuore per la calorosa ospitalità. Uni Campania ha portato una nota di cultura
insostituibile, impagabile la musica popolare in questa iniziativa, cioè c'è la testimonianza, la voce del territorio che attraverso la tamborra, ecco queste colorate fantasie mediterranee, qua si sente la Grecia, si sente il Mediterraneo, si respira l'aria del Mediterraneo. Prodotti tipici della zona, ma sono delle cose che non si possono trasmettere per telecamera oppure stampare su un foglio, si deve venire qua. Perché le strutture d'Italia ancora hanno... Siamo qui con Giuseppe Crucitti, che è il direttore del Touring Club a Marina di Camerota, che ha ospitato il 5° raduno Festival Naturista. Facciamo qualche domandina al direttore per vedere come si è trovato con noi con questa invasione. Io mi sono trovato benissimo, chiedo a voi come vi siete trovati, perché giustamente siete gli ospiti, noi ci siamo trovati bene, abbiamo trovato delle persone veramente a modo, delle persone che rispettano il modo di fare vacanza, che è la concezione che abbiamo noi come Touring Club italiano. Va bene, noi ci siamo trovati benissimo, abbiamo trovato una cucina molto saporita, prodotti locali, l'Unicampania è rimasta molto soddisfatta, ma non soltanto l'Unicampania, anche tutte le associazioni che hanno partecipato qui a questo 5° raduno Festival Naturista, e soprattutto con la presenza del nostro direttore Gianfranco Ribolzi, che è il presidente della FENAIT, che è l'associazione nazionale italiana che rappresenta tutti i naturisti italiani. E direttore, che cosa ci dice, qualche altra cosa di questa apertura di fuori stagione? Allora, questo diciamo che ci fa molto piacere che voi vi stiate trovando bene qua al Touring Club Italiano, perché per noi il nostro lavoro consiste in una grande soddisfazione, che è quella dei complimenti del cliente, e quindi se il nostro cliente ci fa i complimenti, questa è una grandissima soddisfazione. Questo ci dà l'opportunità pure di aprire la struttura in anticipo, quindi portare lavoro a molta gente qui di Camerota e dintorni. Noi ringraziamo il direttore del Touring Club, siamo stati onorati di essere ospiti di questa grande kermesse che ci ha visto protagonisti dal 21 al 24 maggio. Grazie ancora a tutti, grazie direttore. Grazie a voi. Salve. È dal 95 che spingiamo in Parlamento e abbiamo battuto la nuova legislatura, la strada di avere una proposta di legge, ci sono dei documenti scritti a livello sintetico. Abbiamo qui con noi il presidente della FENAIT, la Federazione Nazionale Italiana Naturista, Gianfranco Ribolzi. Buongiorno, sono entusiasta di questo incontro, non immaginavo una risposta così dei naturisti italiani qui al Touring Club, e a parte che qui siamo in uno dei posti più belli dell'Italia, l'Italia è bella ma qui è l'Italia, e direi che i lavori sono andati bene. Devo ringraziare, come presidente della federazione che rappresenta la Federazione Internazionale Europea qui in Italia, l'Unicampania, il suo presidente Francesco Di Gennaro, perché ha lavorato molto e il lavoro dà come sempre dei risultati. Ci sono molte delle affiliate alla mia federazione, dico mia perché sono 50 anni che il naturismo in Italia è sorto in Italia, la federazione è nata negli anni 70, è mia ma è di tutti noi naturisti, nel senso che oggi la politica della Federazione Naturista Italiana è che ogni rappresentante di associazione affiliata è la federazione. Io ringrazio il comune di Camerota, ho avuto il piacere di conoscere il sindaco con cui ho avuto scambi di idee estremamente propositive. E la sua apertura è da considerare con molta attenzione, è un'apertura molto equilibrata verso il nostro mondo, che ha delle potenzialità turistiche già ormai dimostrate in tutta Europa. I centri naturisti nel mondo sono 800, in Italia ne abbiamo 10 che funzionano bene, hanno molti naturisti stranieri che vengono da noi. Abbiamo bisogno di incrementare gli italiani, abbiamo bisogno di incrementare le famiglie con i bambini che vengono da noi, perché il nostro è un movimento sano, naturale, familiare, educativo. Questi sono i nostri tre must che governano il nostro mondo naturista e che sono gestiti dai responsabili imprenditori dei siti naturisti nel mondo. Invito l'imprenditoria
della campagna di fare delle riflessioni su questo e di pensare a avere questo flusso internazionale che oggi è presente, visibile a tutti, e se qualcuno ha dei dubbi sul nostro mondo vada a vedere in estate, in primavera, in autunno, a visitare dei centri naturisti in Europa. Ci sono ormai, attraverso la comunicazione, attraverso internet, ci sono possibilità di vedere dove andare per il naturismo, e andando in questi posti uno può capire chi siamo, che cosa hanno fatto i naturisti in Europa e che cosa possiamo fare noi in questa Italia, che è uno dei paesi più belli del mondo, governata con una democrazia e una flessibilità che comunque vediamo tutti i giorni, perché comunque andiamo avanti e siamo tutti felici di vivere in questo paese. Perché sono una persona normale, dico, ah, ma allora cavolo, il naturismo non lo fanno dei pazzi. Sindaco di Marina di Camerota, Antonio Romano. Allora, facciamo un attimo il punto della situazione di questa kermesse naturista che ha visto protagonista Marina di Camerota. Sì, ha visto protagonista il comune di Camerota, perché noi crediamo fermamente in questo progetto. Come dicevo ieri durante gli stati generali, noi attraverso il turismo naturista possiamo raggiungere come località, come comune, quella internazionalizzazione del nostro turismo che con altre nicchie di mercato turistico è più complicato. E possiamo raggiungere questo obiettivo se c'è la consapevolezza da parte della nostra popolazione che bisogna uscire fuori da stereotipi che non ci fanno crescere. Io sono stato in questi due giorni benissimo con voi naturisti, siete persone fantastiche, persone di alto spessore culturale oltre che umano, e parlare in questo periodo, siamo a fine maggio, di naturismo, di turismo naturista, ci fa capire come è importante questa nicchia di mercato per poter destagionalizzare. Siamo in un catalogo mondiale del naturismo in più lingue, siamo conosciuti in tutto il mondo naturista quale località che ha una spiaggia dove si pratica il naturismo. Noi come amministrazione abbiamo voluto dare un segnale ulteriore, che è quello del trekking naturista, dando anche uno spunto a tutti i comuni che possono assolutamente affidare per un periodo limitato, all'escursione del trekking, per orari limitati e in maniera esclusiva ai naturisti questi tratti di sentiero, questi sentieri. In questo modo noi riteniamo di aver tenuto in considerazione diciamo, le esigenze di tutti, senza turbare alcunché di ordine pubblico o di qualsiasi altra situazione, ma la cosa che mi preme sottolineare è che dobbiamo liberarci con la mente rispetto a delle cose che vengono dette senza riflettere. Io sono convinto che per quanto riguarda il comune di Camerota, la comunità del comune di Camerota, da questa nostra attività rispetto allo sviluppo del turismo naturista sicuramente ne potrà trarre vantaggi non solo sociali ma anche economici, e questa convinzione mi deriva dal fatto di aver vissuto insieme ai naturisti due giornate bellissime, rispettando, io non sono naturista ma assolutamente rispetto questa loro passione,
che assolutamente può essere non solo una passione, quindi di tipo culturale, ma può essere una prospettiva di sviluppo turistico ed economico per il nostro comune, per il nostro territorio. Bene sindaco, ringraziamo il sindaco di Mariani e Camerota, Touring Club, quinto raduno Festival Naturista, ciao a tutti.